Allora, io direi di mollare gli indugi e cominciare con questo panel intitolato Web is, Content is Mobile. Io sono Alessio Iacona e oggi ho il piacere di moderare un panel a cui partecipano alcune persone, secondo me, molto interessanti e dove affronteremo un tema che secondo me è centrale rispetto al tema del mobile, di come sta influenzando le nostre vite, di come sta cambiando il nostro modo di fruire la rete, le tecnologie e di produrre contenuti e immetterli in quella stessa rete. Parleremo di come cambia l'industria dei contenuti, raccontando alcune case study, cioè facendo parlare alcuni protagonisti che hanno prodotto contenuti intelligenti, interessanti, che hanno coinvolto un pubblico, creato una community intorno a quello che sono capaci di fare. Proveremo anche a immaginare che cosa significa la rivoluzione in corso, l'aumento costante di banda e di possibilità di trasmissione, oltre che di ricezione, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, per chiunque fruisce questo tipo di contenuti e per chiunque è in grado di produrli. E proveremo anche a vedere, magari parlando a livello di industry, con chi in questo panel rappresenta Google, che cosa significa erogare servizi complessi, per un nuovo tipo di fruitore con un nuovo tipo di strumento in mano, come siamo tutti noi oggi, perché io da qui vedo tutti quanti con uno smartphone in mano, io ne ho uno e quindi siamo tutti un po' parte di questa rivoluzione. Allora, con me in questo panel, ci sono Antonio Pavolini, che è un noto esperto di questi temi, oltre che essere anche, diciamo così, un rappresentante anche di Telecom Italia in qualche modo. Abbiamo Maria Petrescu, di intervistato.com, abbiamo Luca Nicotra di Agora Digitale. Alla mia destra c'è, credo al suo debutto in un evento come questo, Salvatore Mulliri, noto anche come Isola Virtuale, forse più noto come Isola Virtuale, poi Simona Panzeri di Google, che voglio leggere la definizione per non sbagliare, Senior Manager Corporate Communication e Public Affairs di Google. Dico bene? Perfetto. Allora, io credo che l'approccio giusto sia partire in qualche modo dal basso, partire dalle case study, partire da alcuni racconti di quello che si può fare oggi, di che cosa significa farlo in un mondo che richiede una fruizione sempre più in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, indipendentemente dal tipo di strumento che si sta usando, dove praticamente il contenuto ritorna a essere centrale e trasparente nel modo in cui viene trasmesso. Quindi chiederei innanzitutto a Maria, di raccontarci che cos'è intervistato.com in poche parole e come è nata l'idea, perché fare una cosa di questo genere, perché prendersi la briga, che sfide rappresenta poi produrre un contenuto di valore come quello. Dunque, intervistato.com è un progetto nato a luglio dello scorso anno da un'idea di Jacopo Paoletti e mia. Ed è fondamentalmente un progetto di video interviste in crowdsourcing. Quello che noi facciamo è organizzare delle video interviste con personaggi rilevanti della rete e non solo. In questo periodo stiamo facendo anche un grande lavoro sul giornalismo italiano ed estero, però con domande che arrivano dal basso, nel senso che noi presentiamo il personaggio che andremo a intervistare e chiediamo a tutti i nostri lettori di proporre le proprie domande, che verranno fatte puntualmente ovviamente all'intervistato di turno. Chiaramente in questo modo si evita il concetto di intervista faziosa oppure di parte, perché chiaramente si possono rappresentare tutte le diverse opinioni, no? Chiaramente che sono interessate a quel determinato tema. Quello che abbiamo fatto in questo anno e pochi mesi, fondamentalmente, è stato produrre, al di là di più di 100 interviste, un lavoro di informazione, effettivamente. Siamo riusciti, a tutti gli effetti, a dare liberamente, comunque come contenuto del tutto gratuito, un'informazione che altri probabilmente non sono in grado di dare, anche perché risponde effettivamente a quello che è l'interesse dal basso. Ecco, la cosa che è particolarmente interessante, prima ancora dei contenuti che dipendono molto dalle persone che riesci a raggiungere, a intervistare, e voi avete avuto a che fare con personaggi di vario livello e di vario interesse, è il fatto che hai detto tu e Jacopo Paoletti, quindi voi in due avete messo in piedi un sito, avete messo in piedi una piattaforma, avete messo in piedi una macchina. E a me sembra che il grande cambiamento, lo switch importante, sia il fatto di poterlo fare oggi a costi prossimi allo zero e poterlo fare con le proprie forze, perché stiamo parlando di una produzione che
soltanto 6-7 anni fa sarebbe stata televisiva. Sì, sarebbe stata impensabile ai livelli di comunque di possibilità anche economiche che noi abbiamo investito nel progetto. Siamo in due, adesso comunque il team si sta allargando anche per poterci permettere di fare altre cose oltre alle video interviste e basta, però fondamentalmente sì. Ma è tutto autoprodotto così. Quindi? Sì, assolutamente. Dal sito piuttosto che... Assolutamente sì, tutta la parte del sito è gestita da Jacopo e le interviste, il montaggio video e la produzione del testo, dei post è fatta da me. Se non sbaglio, voi poi fate la maggior parte delle interviste, le fate attraverso Skype? Sì, tutte le nostre interviste sono fatte attraverso Skype, quindi anche questo ci permette di raggiungere veramente chiunque nel mondo in maniera molto molto semplice. E poi anche, diciamo che sono state preziose anche delle partnership che avete avuto, per esempio con il Festival quest'anno, di Perugia. Sì, quest'anno siamo stati partner del Festival del Giornalismo, che molto gentilmente ci ha fornito in via eccezionale, chiaramente esulando un po' da quello che era inizialmente il nostro modello, una regia in modo da poter intervistare i giornalisti ospiti del festival. È stata un'esperienza sicuramente molto interessante e ci ha permesso di aprire un nuovo capitolo effettivamente del progetto, perché se fino a quel punto comunque eravamo molto più incentrati sul tema della tecnologia, questo ci ha permesso di allargare un po' anche le tematiche che affrontiamo. Ecco, fin qui la produzione dei contenuti dal basso, uno ha un'idea, ha delle competenze per realizzarla, perché tu dici giustamente Jacopo ha realizzato il sito, quindi da sviluppatore in qualche modo ha costruito la macchina, tu hai messo la tua esperienza rispetto alla costruzione di interviste, la definizione di un piano. Intanto ringrazio Massimo Antellini che ci ha raggiunto e che sarà con noi in questo panel. Diciamo, la cosa interessante poi adesso capire attraverso la gestione di questa macchina se voi siete in grado anche di definire che tipo di fruizione poi avviene all'esterno e se c'è una possibilità di differenziare e di distinguere e di valutare se questa fruizione è cresciuta sul mobile, che impatto ha il mobile sui vostri contenuti, sulla fruizione dei vostri contenuti e anche sull'interazione a questo punto rispetto ai vostri contenuti. Ti dirò, in maniera molto lungimirante sicuramente, Jacopo aveva già previsto di impostare sia il sito, che nella sua interezza è visualizzabile in mobile, con una interfaccia ad hoc. Quindi chiaramente tutto il sito è fruibile in maniera molto più... agile sia da tablet che da smartphone e questo ha avuto sicuramente un impatto anche su quelle che sono state le visite, la fruizione dei contenuti da parte dei nostri visitatori. Quello che ti potrei dire è che se fino all'anno scorso, quindi considerato che noi abbiamo aperto la piattaforma a luglio, per tutto il 2011, quindi quella metà del 2011 che siamo stati online, abbiamo avuto un 10-11% di visite da mobile. Invece queste sono aumentate fino a circa il 19-20 in questa prima parte del 2012, quindi si potrebbe dire che l'incremento è stato del 100% fondamentalmente della fruizione del contenuto su piattaforme mobili. Un altro dato che ti potrei dare è relativo ai dispositivi, nel senso che il primo dispositivo mobile da cui appunto ricevevamo visite è l'Apple iPad, seguito dall'Apple iPhone e seguito dai Samsung Galaxy di diversi modelli. Quindi, perché tra l'altro sono aumentati molto nel 2012, sono diventati molto più numerosi. Questo è molto significativo, nel senso che per noi... Ecco, come impatta, perdonami se ti interrompo, come impatta nella produzione di contenuti l'idea che il video che voi andate a produrre non verrà solo o solamente consumato seduti di fronte a un desktop, quindi in un ambiente
che possiamo immaginare protetto, silenzioso e quindi con un certo tipo di concentrazione, ma che verrà fruito per strada, che verrà fruito su un telefono, seduti ad aspettare un autobus piuttosto che dove c'è il servizio, dove è possibile, dentro la metropolitana. Cioè l'idea che un contenuto che tu devi rendere interessante, che devi rendere forte, dove veicoli del valore, deve essere fruito in movimento, tutto sommato. E questo in qualche modo influenza il tuo progetto editoriale. Beh, da un certo punto di vista sì, nel senso che la cosa più importante in quel momento chiaramente diventa il contenuto in sé, quindi nel nostro caso è l'intervista, per cui il contenuto che un utente va a fruire, va ad ascoltare, va a guardare come video su YouTube, perché tutti i nostri video sono su YouTube, chiaramente sono pensati in modo tale da non mettere troppo accento sull'impalcatura esterna del prodotto finale, nel senso che le nostre interviste, so che molte persone le ascoltano mentre fanno altro, ad esempio, oppure mentre camminano per strada, quindi non le guardano, le ascoltano, dici. Generalmente ho sentito di persone che le ascoltano e non le guardano. Certo, ci sono anche le persone che le guardano, ma probabilmente anche a causa della lunghezza, in alcuni casi Antonio potrà confermare è molto più comodo effettivamente ascoltarle, però da questo punto di vista noi, sia per questo motivo sia per altri, abbiamo sempre cercato di mettere il contenuto al centro, al di là di tutta l'impalcatura che abbiamo costruito intorno, che comunque dà un certo tipo di qualità al prodotto stesso. Immagino che gli operatori non saranno contenti di sapere che gli occupate banda con un video per poi far ascoltare le cose alle persone, però vabbè, avete pensato mai al podcast audio, no? Stiamo già lavorando a offrire tutte le interviste già fatte e quelle che faremo anche come podcast. Senti, hai detto che vi state avviando ad espandere, diciamo, il progetto. C'è qualche anticipazione che puoi fare o è ancora tutto troppo embrionale? Puoi anche rispondere no. Posso fare qualche anticipazione, anche perché ci sono diverse persone anche qui presenti che già stanno collaborando con noi in questo senso. E stiamo cominciando a fornire anche dei contenuti come post di opinione di vari blogger e giornalisti italiani e stranieri. Per cui prossimamente, molto probabilmente, ci sarà una sezione dedicata del sito a questo tipo di contenuti, che andrà ad affiancare la nostra attività di intervistato iniziale. Poi magari, se c'è il tempo, magari torniamo da te e parliamo anche del fatto di come intendete sostenere lo sviluppo di un progetto così ambizioso, perché finora siete in due, vi state allargando, tutto molto bello, ma a un certo punto poi bisognerà anche guagliare. Certo. Allora, abbiamo detto, partiamo dalle case study, partiamo da persone che hanno fatto cose originali e, usando quello che avevano a disposizione, hanno creato valore e si sono conquistati un audience. Allora, Isola Virtuale, meglio di chiunque altro ci può raccontare un tipo di fruizione ancora più rapida, ancora più veloce e ancora più universale, che è quella dell'immagine, che ha un impatto straordinario, è immediata e soprattutto si presta molto a quello che è il nuovo modo di vivere e di sentire contenuti, cioè quello di condividere, perché l'impatto è immediato e poi l'istinto, che è quello che sempre più accomuna, diciamo così, gli utenti, specie quelli che si muovono in mobile, è quello di ridiffondere le informazioni. Innanzitutto, come sei arrivato a costruire questi contenuti che stanno avendo così grande successo e che poi vedremo piano piano, mentre parliamo, comparire sullo schermo? Magari ce li puoi commentare e ragionare, aiutandoci a capire perché hai fatto quella cosa e come ci sei arrivato. Evidentemente è stato un errore, perché schivo come sono, non mi sarei mai voluto trovare in una situazione simile. In ogni caso, adesso che ci sono, sono sempre stato affascinato dalla capacità di diffondersi dell'immagine. Molta gente non si sofferma sull'aggettivo virale che si dà ai contenuti che si diffondono in rete. È vero, la diffusione è virale, ma è virale anche il sistema, è un virus che va a intaccare un contenuto, lo trasforma e riesce a trovare un punto di debolezza nella mente umana tale da renderlo piacevole per tantissime persone. In questa maniera si condivide universalmente. È proprio la parodia, cioè prendere un contenuto, comprenderlo fino in fondo, stravolgerlo, ricostruirlo e dargli nuovo senso. Come funziona un virus? Prende il DNA della cellula che attacca, lo trasforma e poi lo
trasforma in se stesso e lo diffonde universalmente. In realtà è questo il lato affascinante dell'immagine, perché noi ancora non conosciamo bene come funziona la percezione del contenuto, della semantica visiva, dei segni che arrivano al nostro cervello e poi si diffondono e ci creano delle situazioni particolari di piacere, di dispiacere, di qualunque altro tipo di sentimento umano. Per me è un'occasione di studio, è stata un'occasione di studio. Più che altro vorrei essere paragonato al ragazzino che si mette davanti a uno stagno e tira le pietre e guarda come sono i cerchi concentrici. Io sono così, lancio una pietra, vedo i cerchi, vedo la pietra che nonostante la piccolezza riesce a fare tanti cerchi concentrici, e studio questa cosa qua in maniera completamente disinteressata. E questa è la mia... E che idea ti sei fatto fino adesso? L'idea che mi sono fatto è che la comunicazione funziona su delle idee che sono ben radicate nelle persone, ma soprattutto sui simboli, simboli che vanno dal cinema, dalla popolarità, dalle battute. I simboli sono la cosa più importante per le persone. Se tu lavori sui simboli riuscirai sempre, modificandotene, a raggiungere una platea sufficiente perché essi diventano virali e raggiungano tante altre collocazioni. Visto che abbiamo la fortuna di poter guardare le tue immagini, vuoi farci qualche esempio di come tu hai manipolato i simboli per raggiungere quale tipo di scopo, di risultato? Sì, adesso una immagine a cui sono molto affezionato è l'immagine che avevo creato durante un particolare attacco ai media in un periodo. È stato questa immagine. Questa immagine è stata realizzata pensando all'uomo Tiananmen che affronta un pericolo, ovvero dei panzer, dei carri armati dell'esercito cinese che rimangono bloccati su una corsia di un'autostrada. È un'immagine metafisica, ci sono vuoto da una parte, possono girare dall'altra parte, però questo piccolo singolo uomo riesce a bloccare una colonna di carri armati. Allora si prende questo simbolo che è universalmente accettato, considerato come un momento di ribellione del singolo nei confronti di un'oppressione, e ho sostituito ai carri armati i televisori, e ai televisori un contenuto che poteva essere considerato opprimente dal singolo. In questo caso era un autoritratto, mi sono sentito io in quel momento. Non ho fatto niente di più che rappresentare me stesso in una situazione particolare. Senti, un elemento che secondo me è degno di nota, se non ho capito male prima mentre parlavo mi hai detto tu non sei su Facebook. No, no. Ecco, tu produci dei contenuti immediati, forti, lavorando sui simboli, che poi sono soggetti a una grandissima condivisione proprio su Facebook, però hai scelto di non esserci. Ci sono sicuramente delle ragioni personali, però non ti manca anche la possibilità, non senti un po' anche il desiderio di starci dentro per capire meglio come funziona, oppure hai un modo per farlo, non so perché. La realtà è che sono spaventato da Facebook per la sua capacità di viralizzare contenuti. Io ho paura che la capacità, se si conoscono certi trucchi, certe capacità di condivisione su Facebook, è uno strumento che ti si può ritorcere contro. Io ho un po' paura di Facebook, della sua capacità di moltiplicare, di essere moltiplicatore di viralità fino a rivoltarsi. Non sopporto il concetto di entrare in un mezzo e dominarlo, non credo che sia possibile. Io ho sempre presente la ibris greca del trovarsi di fronte al sole ed essere bruciati. Questa è una cosa che preferisco mantenere sotto controllo. Non credo che Facebook sia controllabile. Questo probabilmente è vero. Mi viene in mente una cosa, visto che il tema comunque è il mobile, ci sono tanti modi per riportare quello che ci hai raccontato a questo. A me viene in mente uno in particolare. A me spesso e volentieri capita di consultare Facebook, spesso e volentieri, ogni 2 minuti e mezzo io consulto Facebook attraverso il mio iPhone o l'iPad. Spesso e volentieri mi trovo su un contenuto che qualcuno ha preso da qualche altra parte e l'ha fatto girare. E non sono, raramente sono solo, quindi lo faccio vedere a qualcun altro. Con questo piccolo oggetto io diffondo il tuo messaggio nella realtà in cui mi trovo, quindi in maniera molto local, con la rete di persone reali che ho di fronte. Ecco, questo in qualche modo, innanzitutto ci hai mai riflettuto sopra e che cosa ne pensi? In qualche modo può influenzare il tuo lavoro, oltre che che riflessioni ti spinge? Uno delle componenti del mio nick su FrameFeed è non incide sulla realtà.
Io cerco di non incidere sulla realtà, succede nonostante le cose, nonostante la mia intenzione, incido sulla realtà in questo caso, perché qualcuno sta mostrando le mie foto. Però vediamo bene, è una cosa normale quella di mostrare i contenuti, è una cosa che c'è più sempre vicino, stata. Scusami, più vicino. È una cosa che c'è sempre stata. E credo che bisogna anche tenere conto che questo tipo di immagini, questo tipo di lavoro, soprattutto lavorando su cose immediate che si comprendono subito, inciderà sulla realtà. Dobbiamo tenerne conto. È una grossa responsabilità questa. Come dicevo, quella dell'Uomo Ragno. L'Uomo Ragno ha grandi poteri, corrispondono grandi responsabilità. Senti, prima che andiamo avanti, ci fai vedere altre due immagini a cui tieni? Tanto ci torneremo dopo, perché sicuramente ce ne sono molte da mostrare, però altre due a cui tieni e spiegandoci, raccontandoci qual è il pensiero che c'è dietro. Ma questo era un periodo dove si discuteva nei social network del fatto di portare bambini nei luoghi pubblici perché disturbavano. Mi sono trovato, essendo padre di due bambini, mi sono trovato un po' dalla parte opposta. Ho pensato, ragazzi, ma pensate un pochino, se un giorno succede il contrario, siete voi quelli che disturbano. E mi è capitato di realizzare il cartello. Immaginiamo un ristorante, mettiamo questa immagine e rovesciate il punto di vista. Ho notato che la polemica si spegne quando ci si ritrova di fronte a un dato di fatto, a una condizione di inversione. Perché è un'inversione di ruoli. L'inversione di ruoli è la cosa che si dimentica spesso nel social network. Io sono questo e quell'altro è un altro sta un'altra parte, pensa altre cose, lo discrimino in qualche maniera. Senti, ma quando segui i commenti che poi vanno a arricchire il tuo contenuto in grande quantità, perché poi sono molto commentate le tue immagini, sono quasi sempre, che tipo di commenti sono? Sono tutti di approvazione, tipo quelli che ti metto io, tipo genio, che è una cosa che ti metto ogni volta con l'hashtag, oppure c'è anche qualcuno che ti sembra sia capace di aggiungere qualche cosa, per esempio, c'è qualcuno che è in grado di integrare, qualcuno che interpreta il messaggio in una maniera completamente diversa? Beh, in realtà sono delle provocazioni, dei giochi, quello di riuscire a continuare il gioco. Se io faccio l'immagine, per esempio, dove non permetto di andare i blogger in un ristorante, mi piace anche la risposta, dice, ah sì, ecco, con le loro tastiere fastidiose, tutti questi sguardi concentrati negli schermi, che maleducati. Mi piace questo tipo di interazione per creare questa specie di realtà parallela che ho scatenato con un'immagine. Questa è la parte più divertente, perché il social network è divertimento, ma è divertimento quando si riesce a giocare tutti insieme. Senti, ma tu le tue provocazioni, come le chiami tu, le pensi da solo oppure c'è anche qualche suggeritore? Ah sì, tantissimo. Molto spesso alcune immagini sono commissionate, una molto bella, me l'aveva commissionata a Low Level qualche tempo fa. Chi? Un utente che si chiama Low Level. Ok. Questo anche fa parte dell'interazione con la community. Se riesco a trovarla. Una sull'urlo di Munch, vediamo se la trova, eccola qua. Cioè, questa qui era la messa all'asta dell'urlo di Munch da Sotheby e l'attrezzatura per dei lavoratori che si trovano in una condizione di rumore estremo è quella di mettere le cuffie antirumore. È interessante proprio riuscire a evocare un concetto, l'assurdo, e realizzarlo con un'immagine in maniera fotorealistica. È il paradosso che spesso scatena il divertimento, perché in un'immagine normale si inserisce un elemento fotorealistico che la trasforma e la rende divertente, surreale. Senti, questo utente come te l'ha chiesto? Ti ha mandato una mail, ha messo un commento? Un direct message. Io ricevo parecchi direct message su Twitter, forse? Su Framefeed, anche su Google Plus. Anche email spesso. In genere valuto l'idea, se ho tempo di farla, se mi piace realizzarla. In questo caso era assolutamente geniale questo suggerimento. Mi sono messo d'impegno per realizzarla. Tutte le volte che arrivano cose del genere le realizzo senza col pufferire, le faccio immediatamente. Sono immagini a bassa risoluzione, si fanno velocemente con un qualunque fotoritoccatore. Io uso programmi open source tipo The Gimp,
basta cambiare un livello e si ottengono delle immagini sorprendenti per questo. Sai che è molto interessante questa cosa. Io ho parlato con gente che ha fatto della creatività il suo lavoro e la sua vita. Ho avuto l'occasione di intervistare personaggi di un certo spessore, non so, Follett, Sakamoto, ma anche un designer importante che disegna macchine. A tutti ho chiesto se il loro uso della rete, di internet, avesse in qualche modo influenzato il loro lavoro e che cosa pensavano della co-creazione. E tutti mi hanno risposto, indefessi, che l'atto di creazione è un atto solitario soltanto loro, che appartiene solo a loro. Possono raccogliere dei suggerimenti, però in realtà poi alla fine fanno quello che vogliono. Invece tu sei molto aperto a questo genere di cose. Cioè la community per te ha un senso, sì, diverso. Sì, ha un senso proprio di crowdsourcing, di riuscire a fare insieme delle cose, a pensare dei giochi, lavorare anche per iniziative collettive, come per l'ultima, per l'ebook di fantascienza di Marco Manicardi, che non vedo qua, dove? Ciao. Fare una copertina per lui che aveva un senso in quell'operazione. Sono delle cose che fanno parte della tua vita all'interno di una comunità. Sono orgoglioso di questo tipo di incarico. E ne hai motivo di esserlo. Adesso torneremo sicuramente ai tuoi bellissimi lavori, che vedo che rallegrano il pubblico dopo pranzo e nonostante la furia degli elementi. Però vorrei andare su un altro argomento completamente diverso e muovermi verso Luca Nicotra, che spero di non cogliere impreparato. che stavi scrivendo. No, scherzi a parte, quando si parla di produzione di contenuti e fruizione in mobilità si pensa sempre a qualche cosa che sia entertainment, invece sappiamo che si può fare qualcosa di ben più serio e ben più impegnativo. Cioè i contenuti possono essere anche informazioni vitali in un contesto di, se non di guerra, comunque di grande rivoluzione sociale, di grande trasformazione. Ecco, sappiamo anche che i dispositivi mobili, soprattutto nella primavera araba, ma in tante altre situazioni, sono stati fondamentali per la trasmissione di certi messaggi. Alcuni dicono che sono stati manipolati, che non sono stati così importanti, altri dicono invece che sono stati fondamentali. Ecco, se ci vuoi aiutare a capire un attimo qual è il ruolo della possibilità di essere connessi in mobilità e trasmettere informazioni vitali in certi casi nella costruzione di una democrazia, tutto sommato. Wow. Poi mi picchi magari. No, mi trovi sicuramente impreparato, nel senso che, anzi, immagino che gran parte di quelli che poi affrontano questi argomenti sono impreparati, ma strutturalmente impreparati, nel senso non è facile decifrare i fenomeni di questi anni. Io sicuramente mi occupo di, diciamo così, produzione di contenuti che sono partecipazione diciamo alla vita politica, democratica, e diciamo di questo posso in qualche modo cercare di, certo, con questo posso cercare di dare il contributo. Quello che sta succedendo innanzitutto con le diciamo così tecnologie digitali, e poi ora nel passaggio mobile, diciamo, c'è un'ulteriore evoluzione, e sicuramente diciamo così si sta creando un contesto in cui chi qualche anno fa non avrebbe mai partecipato alla vita sociale, civile, politica di un paese, perché semplicemente lo sforzo per poter partecipare era eccessivo. Lo sforzo che voleva dire iscriversi a un partito, che voleva dire avere un livello di conoscenza e quindi partecipazione ai fenomeni sociali di un paese molto elevato, può contribuire. Ed è un fenomeno, diciamo, perché le nuove tecnologie lo rendono più semplice, dove il punto però non è che partecipare è più semplice, altrimenti si arriva nella critica corretta che viene fatta spesso di tutte le nuove mobilitazioni, certo, cioè quella, il clicktivism, lo slacktivism, cioè l'idea che ora con uno sforzo piccolo puoi ottenere, no, quello che prima era con uno sforzo grande. No, con lo sforzo piccolo ottieni un risultato piccolo, ma puoi aggregare moltissimi sforzi piccoli. Diciamo, il parallelo che è interessante, ad esempio, è quello di Wikipedia, no? Le analisi che vengono fatte, qua c'è Frida, forse poi si arrabbierà, comunque che pochissimi utenti, no? La famosa legge, la power law, no? Pochissimi utenti diciamo, generano gran parte dei contenuti,
Tutti gli altri probabilmente hanno fatto uno o due modifiche in tutta la loro vita dei contenuti, che non è una cosa negativa. Cioè, mai nella storia, diciamo, dell'umanità c'era stato un momento storico in cui un tuo contributo di un giorno in cui sei ispirato e vuoi modificare il profilo del tuo autore preferito può avere un senso per la comunità, diventare parte di uno sforzo collettivo. La stessa cosa sta succedendo nell'attivismo. Io lavoro non solo in Agora, in un'altra organizzazione, si chiama VAS. Anche lì ci sono una gran parte di utenti che hanno firmato una sola petizione, no? Noi, lo strumento di base di Avaz, diciamo, con cui lavoriamo è quello. E anche lì, io spesso quando parlo delle petizioni, quando ovviamente la prima critica che viene fatta, che spontaneamente e giustamente viene fatta, ma tanto le petizioni non servono a niente, ce ne sono tantissime. E il parallelo che cerco di fare in quel caso è: La petizione è l'equivalente della penna per l'attivismo civico. Con la penna uno può scrivere nei bagni dell'hotel, poi i portici, telefonami, no? Oppure può scriverci il romanzo o la poesia. Sicuramente ci sono dei nuovi strumenti a disposizione, sicuramente esiste un contesto in cui non solo, diciamo così, possono essere utilizzati degli strumenti, no? Tu facevi l'esempio, no? Della primavera araba, per far fuoriuscire informazioni, ma può esistere una comunità globale che si mette assieme e ti fornisce questi strumenti. E magari lo fa mentre si trova nel momento e nel posto giusto per farlo, cioè ha la possibilità di farlo nel luogo dove le cose accadono. Certo, no, ma io dicevo, e sempre faccio il caso, quelli che io vivo, noi abbiamo fatto dei fundraiser legati a il Burma, piuttosto che la Birmania, piuttosto che la Siria, dove raccogliendo milioni di dollari poi hai fornito strumenti, tipo telefoni satellitari, a attivisti sul luogo per poter poi far uscire informazioni. Ovviamente attività difficilissima, complessa, che ha portato anche delle crisi nella stessa gestione, no? E poi chiaramente intervenire in queste aree è molto delicato e molto difficile. Però sicuramente esiste uno strumento. Ora, che lo strumento sia di per sé, no, abilitante, no, dipende dal contesto. No? In che senso, perdonami? Ad esempio, prima discutevamo, no, della possibilità di avere anche cioè quanto device mobili o le nuove tecnologie, uno pensa, no, alla campagna obamiana, piuttosto, no, degli attivisti che si organizzano in team locali con i colori sugli edifici dei vicini di casa, in base alle informazioni che si hanno, no, con la possibilità anche lì di addirittura... Nella nuova campagna hanno questo nuovo strumento che si chiama Dashboard, no? Con cui possono avere dei briefing, cioè organizzare, diciamo così, un incontro porta a porta in pochi minuti con tutte le informazioni su, ad esempio, l'impatto delle politiche di Obama su quella specifica comunità o addirittura sul profilo della singola famiglia, no? che sta per essere contattata. Diciamo in real time, no? Con questo tipo di informazioni, e ci si chiedeva, cioè, se questo può essere riportato in qualsiasi contesto. La mia risposta è no. Dipende moltissimo dalla, diciamo così, cultura anche politica. Ad esempio, negli Stati Uniti esiste un'enorme cultura del community organizing, no? Una cultura che nasce nelle comunità omosessuali, nelle comunità nere, nelle comunità che negli anni, no, appunto, i padri anche di Obama, no? Alinsky e altri, cioè che hanno sviluppato una vera e propria teoria di come andare in una comunità, convincere le persone a mobilitarsi per i loro interessi e così via. Le tecnologie diventano porta a porta della politica, proprio. Esattamente, che, diciamo,
in Italia in questo momento non può esistere, non esiste quella stessa fiducia anche nel, cioè, rispetto a uno strumento che è abilitante le singole persone, beh, una struttura anche politica di partecipazione eccetera deve avere la stessa fiducia nell'attivazione, deve aprire dei canali. Io faccio un esempio, io ho passato le ultime ore a twittare con il bravo Zingaretti della provincia di Roma. Beh, perché la provincia, come il comune, ad esempio, in un'iniziativa di mobilitazione romana, non sta fornendo gli autenticatori. In Italia c'è questa legge stranissima che un'iniziativa dal basso ha comunque bisogno di funzionari e consiglieri che vengano a diciamo autorizzare, no? le firme. Beh, in questo contesto non c'è device mobile che tenga per organizzare le persone. Se tu prima non hai una cultura di apertura, di partecipazione, che diciamo in molti casi in realtà anche in paesi anglofoni, no? sta avendo difficoltà. Cioè, è vero, c'è una grossa spinta, c'è un grosso racconto, no? dell'apertura delle istituzioni, ma no, anche le critiche della società civile ad alcune iniziative sono state forti. Quindi fammi capire, allora io qualche tempo fa avevo il piacere di parlare con Sam Granfelsen, che era il blogger di Obama durante la campagna del 2008, e lui mi ha raccontato la sua esperienza nel 2001 per fare questo lavoro di attivismo, telefonare a casa la gente, chiedergli, fare sondaggi eccetera. Lui doveva prendere una macchina, fare 2 ore di viaggio, attraversare 2 stati, arrivava in un posto dove gli davano una scrivania, un telefono, un block notes e una penna e chiamare le persone. Nel 2008 lui ha gestito la comunicazione di Obama dal suo letto in qualche albergo o da uno Starbucks, perché aveva il computer, il laptop, si collegava e faceva tutto attraverso una linea di terra, quindi una linea fissa. Quando gli ho chiesto secondo lui quale sarebbe stato il futuro di questo tipo di comunicazione, ha detto: ma probabilmente domani il mobile e l'uso della georeferenziazione ci consentirà, attraverso un'apposita app, di, mentre siamo alla fermata di un autobus, di vedere se intorno a noi c'è qualcuno che ha chiesto delle informazioni, perché spesso i cittadini americani scrivono per sapere qualche cosa sul programma, qualcosa di più eccetera, e magari se abbiamo 10 minuti da aspettare o 15, andare a bussare a una porta e parlare con una persona in più. E questo definisce un contesto, e tu hai appena detto che questa cosa in Italia non è possibile. No, non sto dicendo questo, dico che non è scontata, nel senso, faccio un parallelo. Prima si parlava, no, di neutralità della rete, cioè tu hai un'infrastruttura in cui l'utilizzo, diciamo così, consentendo il tasso massimo di innovazione e partecipazione, porterebbe in una certa direzione. Certo, chi possiede quell'infrastruttura, le reti telefoniche, può, e speriamo che la spinta invece dei cittadini vada in una direzione di maggiore apertura, ma può chiudere e dire: no, io WhatsApp non ve lo faccio usare, e Skype non ve lo faccio usare, o comunque ve lo faccio usare con una qualità talmente bassa che a un certo punto tu abbandoni. E questa cosa sta succedendo, cioè sta succedendo in Europa, in molti paesi, operatori. Ma non qui da noi, credo, no, ancora. Anche da noi, diciamo, quello che, di cui parlavamo prima, spesso si tratta, no, di quello che si chiama band shaping, no? Quindi il fatto di gestire la banda. Può succedere questo oppure? Questo, diciamo, ha il suo equivalente da un punto di vista politico. Cioè, se tu hai una cultura per cui la partecipazione è una cosa da valorizzare, no? La partecipazione che vuol dire tutto, vuol dire consentire ai cittadini di esprimersi, organizzarsi, quindi fare il porta a porta, quindi un'idea che tu puoi formare delle persone, no, con dei eventi di formazione, perché lì, no, in questa cultura dell'organizing si concretizza anche in questi numerosissimi campi in cui si insegna alle persone a raccontare il proprio racconto, si insegnano, quindi certo. Giusto, tecnologie, ma se non c'è questa abilitazione, anche l'uso tecnologico, cioè io in un contesto italiano, un'organizzazione, no, come succede in America, di, che ne so, nella campagna per le primarie, ora non francamente non la riesco a vedere. È ancora presto per vedere. Okay. Vorrei passare la parola a Massimo Mantellini. A me piacerebbe parlare con lui. Allora, fino adesso, come hai visto, abbiamo parlato
abbiamo visto da vari punti di vista come prima certo tipo di tecnologie messe a disposizione delle persone, poi adesso il modo in cui cambia la fruizione dei contenuti che quelle tecnologie consentono di produrre, stia un po' impattando tutta l'industria dei contenuti. Allora, prima di passare a una visione un po' più d'insieme, un po' più di industria, un po' più dall'alto, per la quale poi magari proverò a tormentare Antonio che è qui accanto a me piacerebbe invece capire il significato della tua esperienza, perché tu sei praticamente un editore di te stesso, cioè tu sei un produttore di contenuti puro che, usando determinate tecnologie, ha costruito una community di persone che lo seguono, ha costruito una reputation forte online, ma soprattutto ha avuto l'occasione, se ho capito bene, seguendoti e conoscendoti da tanti anni, di formarsi un'opinione, un'idea, una visione, insomma, in questo continuo scambio che è trovare informazioni, darle all'altri, ma mentre lo si fa si cresce e si evolve e si imparano cose. Ecco, quindi qual è il tuo... ad oggi, no? Ormai sono 10-12 anni che hai un blog. No, una decina, sì. Qual è il tuo bilancio di questi 10 anni di blogging, per cominciare? Io non la farei così complicata, nel senso che dal mio punto di vista... Avvicinati un po' al microfono. È stata una cosa sempre molto naturale, scusate la voce, ma oggi sono in uno stato... nel senso che, tutto sommato, tutti quanti in rete abbiamo questa specie di... ripetizione di una cosa che facevamo da piccoli, almeno io quando ero piccolo io, c'erano le cassette. Noi facevamo le cassette con le canzoni che ci piacevano di più e le facevamo ascoltare ai nostri amici, no? Questo secondo me è la prosecuzione con altri mezzi di questo tipo di... Quello però non era legale. Sì, ma non è neanche tanto importante che sì, lo fosse, e anche oggi probabilmente, se tu vai a questionare sul singolo punto, ci sono molte cose illegali che facciamo, quindi il problema è che è la legge che è un po', come dire, discutibile. Comunque adesso andremo a finire altrove. No, però il concetto di fondo è che, insomma, credo che accomuni molte persone, è quello che questa voglia, questo tentativo di condividere con altre persone tutta una serie di... ognuno condivide quello che ha più vicino a se stesso. Io sono sempre stato vicino ai temi tecnologici, quindi il mio blog spesso ha parlato di quello, ma non solo. Nel periodo in cui c'era Berlusconi, per un'ovvia reazione, spesso il mio blog parlava di Berlusconi, insomma, cioè, è lo stesso, questa idea, insomma, che secondo me è un'idea sana di crescita individuale, nel senso che questa avviene attraverso il rapporto con le altre persone. È ovvio che se tu non hai uno stimolo di questo tipo e vuoi fare, come dici tu, l'editore di te stesso, vuoi diventare il New York Times dei poveri, questa cosa non funziona, nel senso che dopo lo fai un anno, due, poi magari metti AdSense e poi dopo guadagni 7 euro al mese e poi smetti. Quindi è ovvio che il meccanismo di fare quelli che una volta erano i blog, ma adesso lo stesso concetto, per esempio quello che fa Isola Virtuale, non è molto distante da questo tipo di attività di condivisione. E quindi cambiano gli strumenti, però la spinta secondo me è sempre la stessa, quella di avere un contraltare di altre persone che parlano delle stesse cose di cui parli tu, con le quali condividere, e poi scoprire che invece magari te ne piaceva una diversa. Ecco, questa specie di ventaglio di possibilità, che è una questione poi alla fine culturale, adesso lo dico piano perché è una parola impegnativa, però è il motore, secondo me, di molta della conversazione che c'è in rete, e il motivo per cui continua a valer la pena farlo, senza caricare questo di ulteriori significati, insomma. Senti, tu che computer avevi quando hai aperto il primo blog? Basta, che domanda. Non lo so, avevo forse un Mac Mini. Sì, una roba di quel tempo lì. No. La domanda voleva aprire questo tipo di riflessione. Cioè, per te è cambiato qualcosa nel modo di produrre i tuoi contenuti in questi 10 anni con l'arrivo di questa roba qui? Cioè, ti capita... influenza in qualche modo? Tu usi questi strumenti o sei sempre davanti al computer? No, io li uso. Quello che secondo me... se vogliamo tornare al tema del nostro incontro, quello che è cambiato secondo me è che tu oggi hai una serie di opzioni in più, ma che secondo me non riguardano tanto i blog, perché almeno per come l'ho sempre inteso io, i blog sono uno strumento di contenuti costruiti, quindi anche se sono 3 righe è comunque una cosa che parte da una serie di notizie che hai avuto, un articolo che hai letto o qualcosa che hai trovato nel feed.
Gli strumenti di mobilità servono, secondo me, a descrivere tutta un'altra serie di contenuti che prima non potevi, nel senso, tu sei in viaggio, sei in treno. Io un giorno ho fotografato c'era questo prete col breviario, è brutto da dire, però insomma è successo, non avrei potuto farlo un'altra volta, che si era addormentato sul suo breviario nel posto accanto di fronte a me in treno. Era un'immagine straordinaria, cioè, adesso, per carità, molte di queste cose secondo me non vanno all'interno di quella rete sociale, che sono quindi da Frenfi, da Twitter a Facebook, per chi lo utilizza. Però quel tipo di completamento in mobilità riguarda, secondo me, questa specie di contenuti deboli da un certo punto, ma che poi deboli non sono. L'anno scorso nella mia città ha fatto un metro e mezzo di neve, cioè è inevitabile andare in giro e fare una foto e metterla su Twitter, perché il meccanismo è lo stesso per cui tu scrivi una cosa su un blog quando la vito la scrive l'articolo, come è successo ieri. È sempre questa necessità di condivisione. Certamente con questi strumenti si fanno delle cose che una volta non si potevano fare, insomma. Che vanno a integrare quello che già si faceva prima, da come la metti tu, insomma, cioè arricchiscono, se poi fanno, se non sono fini a se stessi, forse, nel senso. Ma non lo so, dipende molto dal progetto, insomma. Io non, il mio blog non ha un progetto, è un blog personale dove, quando il mio gatto ha vomitato sulla pagella di mia figlia la sera prima di riportarla a scuola, io ho fatto la foto e ce l'ho messa, quindi il concetto più o meno, ecco, diciamo, la linea editoriale è questa, ecco. No, siccome nel mio blog molto spesso arrivano esclusiva, questi commentatori, cioè, che dicono sì, ma è una vergogna, tu che... cioè, è così, è una roba di è come la cassettina quando tu arrivavi a scuola, al liceo, dicevi guarda, ci sono questi, si chiamano Genesis, sono bravissimi. Senti, un'ultima cosa brevemente, si dice che oggi il numero di persone che approccia il web per la prima volta attraverso un dispositivo mobile sia maggiore di quello, cioè ci sia stato questo switch, cioè sono più quelli che toccano internet per la prima volta con un affare di questi che non con un desktop. Questo significa anche che questo ha fatto in modo che molti più italiani fossero online. Il tuo pubblico è cambiato in questi anni, secondo te? Cioè c'è gente nuova che tu non sai inquadrare? Posso dire una cattiveria, perché qui insomma è Tim lo sponsor, poi c'è Pavolini, poi c'è... Io penso che questo sia un po' una iattura, se proprio devo dirtelo, nel senso che ho sempre pensato che gli strumenti di mobilità siano degli strumenti ancillari rispetto alla connessione di rete fissa. È brutto da dire, però insomma l'ho sempre creduto, nel senso che completano una cosa. Noi avevamo un ministro delle comunicazioni, forse più di 10 anni fa, che si chiamava Cardinale, che nel momento in cui partiva l'UMTS in Italia, e siccome eravamo, come siamo tuttora, in fondo a tutte le classifiche europee di connessione alla rete, lui disse, ah, ma non c'è... uno che non capiva assolutamente niente di tecnologia, disse non c'è problema, adesso abbiamo questi videofonini, con i videofonini noi da domani saremo come la Svezia. Era una stupidaggine, no? Però insomma dietro questa stupidaggine c'era un tema di fondo, è che la mobilità, il traffico dati in mobilità, che come sappiamo è in grandissimo aumento ed è un business per le telco ed è importante che lo sia, diciamo viene subito dopo. Le cose per noi importanti sono legate, secondo me, ma è un parere, come dire, vetusto, vecchieggiante, però sono collegati al fatto di avere un accesso alla rete costante e possibilmente veloce e a casa, per cui i tuoi figli possano fare cose che prima non potevano. Tutto il resto viene dopo. Grazie Massimo. E abbiamo parlato di produzione di contenuti dal basso con vari intenti, un progetto editoriale, non voler cambiare il mondo ma volerlo cambiare, l'idea di condividere idee e intenzioni forti per sviluppare progetti di attivismo, eccetera. A questo punto però bisognerebbe anche un attimo soffermarsi a discutere, e per questo chiedo l'aiuto di Antonio, a invece come il nuovo modo di fruizione influenzi chi i contenuti li ha sempre prodotti come business, come core business. Cioè i grandi produttori di contenuti comprendono che cosa sta succedendo, comprendono il cambiamento in atto, sì, no, e come questo cambiamento in atto influenza il loro lavoro. Ma guarda, Alessio, io fino a un paio di mesi fa mi trovavo spesso in questi convegni dove c'erano i rappresentanti delle grandi
catene distributive di media tradizionali, radio, giornali, televisione. Adesso lavoro in un'altra funzione di Telecom, lo dico anche per chiarire la presentazione, che si chiama social networks. Quindi per me i social network ora non sono più un oggetto di studio, ma sono proprio gli interlocutori. Comunque, fino a 2 mesi fa mi trovavo a scattare continuamente istantanee fotografie sulla reazione delle grandi catene, dei media tradizionali. La sensazione è che in questo momento stiano tutti un po' tirando un sospiro di sollievo, perché la grande profezia secondo cui c'era questa minaccia incombente di questa ondata di contenuti indipendenti si sta verificando effettivamente, togliendo eyeball, audience, quindi ricavi, no, alle catene tradizionali, però a una velocità molto più lenta, almeno in Italia, del previsto. Poi l'Italia è un paese particolare, come sappiamo, sotto questo profilo. E addirittura quello che è successo è che le vecchie catene hanno saputo cogliere alcune opportunità di internet più rapidamente, ma non perché avessero chissà quale illuminazione culturale, ma semplicemente perché avevano un cash flow, i mezzi da reinvestire, mentre gli editori indipendenti o sono iniziative semi-volontaristiche, ma ancora o sono delle start-up che cercano finanziamenti. È molto più difficile per loro entrare direttamente in un business, è difficile trovare anche nuovi modelli di business. Quindi la sensazione è quella, in questo momento, se dovessi fare la fotografia, di un pericolo semiscampato. Naturalmente è un'illusione, perché questo è un fenomeno comunque balistico, potrà anche essere rallentato, ma il missile è partito e col tempo sempre più editoria indipendente entrerà nella nostra dieta mediatica. Ma sullo sfondo, in realtà, sta succedendo un'altra cosa molto, molto più rapidamente, e che non si può fermare, perché è un trend d'uso, non è un trend di industry, e cioè la leva principale nel nostro modo di interagire con i contenuti si sta spostando dalla fruizione alla condivisione. E qui il ruolo della rete, di questi device straordinari, molto potenti, che ci portiamo sempre dietro, che danno un senso mediatico a ogni istante della nostra giornata, reti sempre più veloci come quelle di cui ha parlato Sergio Fasano stamattina. Beh, questo è un fenomeno grandissimo. Io capisco anche l'opinione di Massimo, che avrei condiviso fino a qualche anno fa, perché anche io sono un blogger, sulle priorità. Però quel fenomeno dell'importanza crescente delle reti mobili rispetto al fisso oggi non è un fenomeno italiano. Magari poteva essere un oggetto di vanto di qualche personaggio non particolarmente cosciente qualche anno fa, quando si parlava di videofonini, ma quello ormai è un fenomeno. Quello delle reti mobili sempre più al centro dell'esperienza del web è un fenomeno europeo e direi mondiale. Quindi, insomma... C'è un'interferenza in corso. È la prima interferenza. Perfetto. Della giornata. Dovrebbe essere acceso, prova. No, non va. Ecco, no, ti interrompo solo un secondo. Una cosa molto diversa è avere uno sviluppo della rete mobile che va molto veloce in un paziente che ha il 90% di persone connesse da casa, e una cosa è averlo in un paese dove ce n'è il 50%. Anzi, l'effetto può essere paradosso, no? Certo, nel senso che tu ti trovi molto connesso in mobilità e poco connesso da... Ma su quello siamo d'accordissimo. Allora, no, devo aggiungere un pezzo. Questo fenomeno rapido che è un trend d'uso e che non si può arrestare, fa sì che l'antico adagio del content is king è ancora valido, però è valido in un senso diverso. Cioè, prima avevi delle catene dove chi aveva i contenuti, per esempio premium, vinceva, e chi non li aveva perdeva, e i contenuti erano una risorsa scarsa. Oggi i contenuti non sono più una risorsa scarsa, l'unica risorsa scarsa è l'attenzione. Quindi, per capire se un contenuto ha successo, bisogna vedere se il contenuto è ricondiviso, e la ricondivisione accade sempre di più su questi device che ci portiamo sempre con noi, lo smartphone, il tablet, e in ultima istanza invece i luoghi, gli schermi, quelli fermi a casa, dove una volta ci veniva imposta una dieta mediatica. Io ho sentito molte volte nei discorsi che avete fatto poco fa, anche i discorsi di Salvatore di Isola Virtuale, il termine "perché questo contenuto ha senso", diceva sempre, no? Comincia a avere importanza per noi il senso che ha il contenuto. Ebbene, più che per noi soltanto, anche che ha per gli altri. Cioè, pensiamo prima ancora che cosa può significare per gli altri. Una volta il contenuto aveva un valore universale, cioè era il significato
la Major si inventava il film Cenerentola, bellissimo, di Disney, aveva un significato per tutti, il modello di business ruotava intorno a un significato universale. Il senso invece è una cosa personale, noi sappiamo esattamente una cosa, mentre la condividiamo, che senso ha per i nostri interlocutori. È su questo che si può lavorare per cominciare seriamente a rovesciare, non dico rovesciare, ma almeno modificare un ecosistema dei media che francamente ancora in Italia è piuttosto rallentato, per usare un eufemismo. Quindi praticamente i nostri editori, o comunque coloro che sono che fanno del loro business produrre contenuti, pensano di essersela scampata, ma in realtà non hanno capito che il cambiamento è più lungo, è più di lungo respiro, e che quando si verificherà del tutto loro saranno un po' impreparati. Allora, la presenza crescente di editori indipendenti è un fenomeno che richiede più tempo, soprattutto in Italia, ma il trend d'uso, cioè la condivisione più importante della frizione, è già qui. E non voglio adesso dire che è qui perché ci sono le reti mobili e device, è qui in assoluto, cioè lo dicono tutti gli analisti che mi sono ritrovato gli info provider a studiare tutti i giorni fino a un paio di mesi fa. Quasi mi dispiace perdermi la fine di questo romanzo, perché adesso devo occuparmi anche di altre cose, però questo è un fenomeno incontrovertibile. Grazie. E a questo punto poi si può facilmente passare da Google e da Simona Panseri per chiedergli, in realtà poi questo trend d'uso e comunque il nuovo modo di fruire determinati servizi che per noi, che ormai sono entrati a far parte della nostra vita comune, da il motore di ricerca piuttosto che la più grande repository di video del mondo, insomma, una volta che tutti questi strumenti non vengono più fruiti soltanto in casa davanti a un desktop, ma vengono fruiti in mobilità con esigenze diverse, ecco, che cosa cambia sia nella vostra visione nell'uso di questi strumenti, sia nella vostra necessità di programmarne e lo sviluppo, ma anche l'erogazione vera e propria, cioè voi come impatta sul vostro modo di sviluppare quello che avete? Beh, impatta sicuramente qualche numero intanto che magari ci aiuta a dare una dimensione della questione. 5 anni fa l'1% delle ricerche su Google veniva da mobile, oggi siamo al 20% e la crescita è stata non lineare. Nel primo semestre del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 la crescita è stata dell'88%. Sto parlando di dati a livello mondiale, ma comunque si capisce che su volumi che ovviamente sono diventati sempre più grandi, una crescita dell'88% è ancora un peso veramente molto elevato, certo. Molto elevato. E l'altro giorno ero una presentazione di un libro con un rappresentante di Rai che dava dei dati molto simili, non vorrei attribuire a lui un dato che poi mi sto figurando, ma mi sembrava intorno al 20% per la fruizione dei loro contenuti su web da mobile, che torna con i dati del 20% anche di realtà più piccole, per cui diciamo attendibile. Per quanto riguarda YouTube, oggi una visualizzazione su 5 nel mondo viene da mobile e anche la percentuale dei contenuti che vengono caricati da mobile è molto elevata. Quindi questo è vero da una parte e dall'altra, dalla fruizione e dalla produzione. Ed è vero dall'altra, è vero dalla fruizione e dalla produzione. Questo impatta senz'altro sulle modalità con cui noi pensiamo di sviluppare i servizi, di erogare i servizi, un'integrazione sempre più elevata, ma secondo me impatta, ed è molto importante che si capisca che impatta sui contenuti, perché di fatto poi i nostri servizi sono servizi che fotografano dei contenuti che ci sono sul web, ospitano dei video che sono caricati da altri. Quello che sta succedendo, e che forse è un po' il riassunto di quello che è già stato detto prima, è che i tre trend, li dico in inglese perché suona meglio, mobile, local e social, sono trend che in questo momento si stanno migrando e uno verso l'altro e vanno ad un'interconnessione. E come si interconnettono, per concludere? Si interconnettono perché il contenuto, nel momento in cui io sono fuori, e tipicamente se si guardano le fasce d'orario in cui le persone utilizzano di più il mobile rispetto al PC, corrisponde al momento in cui sono fuori, eccetera. Se sono fuori, molto spesso un'informazione o un servizio di cui ho bisogno è correlato al luogo in cui mi trovo. Certo.
Nel momento in cui invece di fruire produco, come già si diceva prima, molto spesso produco per condividere qualcosa, qualcosa che ha a che fare col luogo in cui mi trovo e che produco, carico, perché abbia una condivisione con altri. Quindi se sono un'azienda che ha un sito, se sono qualcuno che produce un contenuto, anche non necessariamente un contenuto giornalistico o un contenuto televisivo, devo pensare che questo per me rappresenta uno strumento importantissimo. Un esempio forse banale, oggi molti di noi probabilmente avrebbero voluto avere una giacca più pesante, se il negozio di abbigliamento che arriva dal Garda tipicamente potrebbe promuovere attraverso il web le magliette a mezze maniche, oggi in considerazione della situazione promuove la giacca pesante e mi raggiunge nel momento in cui io lo sto cercando sul mio telefonino qui, perché io sono qui, ha senso per me. Ha molto senso, ha senso per me. Quindi il cambiamento è praticamente radicale anche nel modo di seguire quali sono poi i trend d'uso degli utenti. Assolutamente. Bene, mi facevano cenno prima mentre stavamo parlando che dobbiamo chiudere per passare la parola poi al successivo panel, e perché poi più tardi ci sarà questo incontro tra Patuano e Severgnini che in realtà ci daranno una visione di quello che ci aspetta rispetto alle LTE e quindi rispetto alle reti di nuova generazione che vi invito a seguire. Quindi io ringrazio i miei ospiti e ringrazio chi tra il pubblico qui davanti ha sfidato con noi il freddo per raccontarvi questa breve storia che è durata soltanto un'ora, ma che io spero sia stata interessante per tutti. Ringrazio Antonio Pavolini, Salvatore Mulli, ridetto Isola Virtuale, Simona Panzeri, Massimo Mantellini, Maria Petresco, Luca Nicotra, e ringrazio voi per essere rimasti qui con noi fino adesso. Grazie.